Decisamente giornata interessante, piena di notizie e non soltanto movimenti importanti sul mercato. Do subito il benvenuto a Tommaso Monacelli, Università Bocconi. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito. Senta, ci sono veramente tante domande per quanto concerne la politica monetaria della Fed, anche quella della BCE. Oggi non sono mancate dichiarazioni anche da diversi esponenti appunto della BCE, però naturalmente partiamo dagli States. Dopo questa inflazione non è ovviamente la CPI quella che segue la Fed di più, però comunque si tratta di un rialzo del 7,5% su base annuale, del 6% la core, quella un po' preferita della Fed, diciamo, e dunque le chiedo se a suo avviso è stato raggiunto il picco? Questo è molto difficile da dire, eh? Cioè il dato è forte, proprio perché, come dice lei, sia la componente core che la componente, diciamo, più ampia, che include prezzi, energie, e segna un rialzo forte. Ricordiamo sempre a tutti che quando parliamo di inflazione parliamo di velocità, va bene? Cioè non parliamo di rialzo dei prezzi, parliamo di accelerazione, cioè il livello dei prezzi, il costo della vita cresce a una certa velocità. Questa si chiama inflazione, questa velocità continua ad aumentare. È vero che la banca centrale in generale, che sia la Fed o la BCE, preferiscono guardare a indici di inflazione che siano depurati dalla componente volatile alimentare e energia, ma attenzione, perché il core business delle banche centrali, l'elemento centrale, scusate il gioco di parole, da tenere sott'occhio, sono le aspettative di inflazione. E le aspettative di inflazione, seppur in modo magari parzialmente miope da parte dei consumatori, ma queste aspettative dipendono molto proprio dalla componente più volatile, cioè energia, prezzo della benzina, eccetera, e alimentari. Sono proprio quei consumi che balzano agli occhi tutti i giorni, il cui aumento molto velocemente dà una percezione del fatto che il costo della vita stia aumentando, e questo guida moltissimo le aspettative di inflazione. Cioè questa componente, che è centrale come motore dell'inflazione corrente, cioè le aspettative, in realtà dipende proprio dalla componente di inflazione che formalmente le banche centrali guardano meno. Ed sarà questo proprio il tema, cioè governare le aspettative di inflazione affinché il rialzo dei prezzi, che avviene soprattutto dal lato di energie ed alimentari, non si allarghi, anche se questo già sta succedendo, a ogni settore dell'economia e in modo persistente. Ecco, infatti negli Stati Uniti si vede anche questo fattore un po' più diverso rispetto all'Europa, che l'energia sì è un contributor importante, ma diciamo meno importante rispetto a ciò che in Europa. Le volevo semplicemente chiedere se la Fed, secondo lei, è dietro la curva, la cosiddetta behind the curve, nel senso per il semplice fatto che effettivamente si credeva almeno che avrebbe raggiunto un picco nel primo trimestre del 2022, però invece continua a crescere anche su base mensile, abbiamo visto dello 0,6% rispetto al 0,5% di previsioni, e dunque è veramente difficile capire se le proiezioni che fanno effettivamente le banche centrali, non so, per i prossimi trimestri, sono a questo punto credibili, e dunque a suo avviso è in netto ritardo con politica dei tassi di interesse, quantitative tightening, se vogliamo, considerando anche l'abbondanza di politica fiscale negli States negli ultimi 2 anni. Allora, in parte sì, ma non è una questione di ritardo temporale. Credo che ci sia un ritardo nella sostanza del messaggio. Cioè, ripeto, ci sono elementi che dovrebbero portare a un calmierarsi della spinta inflazionistica. Diciamo, ceteris paribus, un calmierarsi della spinta inflazionistica nel 2022, da un lato appunto la spinta che viene dal lato dell'offerta e dei prezzi di energia e soprattutto prezzi dell'energia, e poi una riallocazione della spesa di consumi, che adesso sta spingendo molto,
via dal settore manifatturiero e dei beni di consumo più verso i servizi. Ci sarà una ripresa chiaramente del settore dei servizi, voli aerei, ristoranti, le crociere, tutto quello che ha a che fare appunto con beni cosiddetti non traded. Ecco, questo dovrebbe smorzare un po' questa impennata, ma ripeto, tutto questo sarà possibile solamente se il messaggio della Fed, che per ora, come dicevo, è appannato, il messaggio della Fed sulla politica monetaria futura, che è il messaggio centrale per governare le aspettative. Ecco, se questo messaggio continuerà ad essere così appannato come appare adesso, quindi non sarà una questione tanto di stare behind the curve temporalmente, ma di stare proprio dal punto di vista della sostanza e di quanto la banca centrale è in grado di gestire le aspettative sull'andamento della politica monetaria futura. Ecco, per ora questo messaggio è ancora ambiguo, lo è ancora di più in Europa, eh? Cioè l'ultimo intervento della BCE ha sicuramente creato più confusione che altro. Il punto centrale, quando l'inflazione nasce dal lato dell'offerta, come sta nascendo oggi, prezzi dell'energia, costi di produzione, eccetera, la risposta principale, proprio da libro di testo, anche se sono cose che abbiamo imparato non da moltissimo tempo, diciamo dopo la lezione degli anni 70, che era un'inflazione dal lato dell'offerta, la risposta di scuola è: si governano le aspettative. Non è tanto l'incremento dei tassi o meno di oggi, ma è proprio ciò che gli operatori si aspettano per la politica monetaria nel prossimo anno, nei prossimi 2 anni, deve essere governato in modo chiaro, e preciso, proprio per evitare i second round effects. Cioè, noi potremmo avere anche un appiattirsi degli effetti che vengono dal lato dell'energia, dei shipping costs, eccetera, ma se le aspettative di inflazione si innesteranno in crescita della domanda salariale, del costo degli affitti, eccetera, ecco, la banca centrale si troverà a dover veramente alzare i tassi di interesse in modo brusco e ricorrere all'unico modo possibile per frenare in modo sicuro, seppur doloroso, l'inflazione, cioè una recessione. Infatti lei è venuto già all'argomento BCE che appunto avrei intrapreso. Nel Sì. frattempo abbiamo visto le dichiarazioni di Luis de Guindos che ha cercato un po' di calmare i mercati perché abbiamo assistito ad un selling sia sull'equity che obbligazionario piuttosto importante nelle ultime giornate, a partire da settimana scorsa post riunione BCE, appunto perché la guarda a volte non è perfettamente chiara, diciamo, e lascia spazio di, diciamo, di interpretazione. Volevo semplicemente chiedere se la BCE si troverà in una posizione come quella di Andrew Bailey di chiedere al popolo di non chiedere aumento degli stipendi, che a me risulta un pochettino difficile perché effettivamente anche nella stessa Italia ci stiamo avvicinando al 5% su base annuale, per quanto sia un fenomeno transitorio, inizia a pesare ai consumatori. No, ma certo, mai come oggi, forse visto che è tanto tempo che non parliamo di inflazione, ma appare chiaro come l'inflazione sia una tassa, quando si dice che le Certo. banche centrali siano ossessionate con l'inflazione, ci siano i falchi e via dicendo, è una tassa. Quello che le banche centrali fanno è minimizzare questa tassa, cercando di minimizzare l'inflazione, ed è una tassa purtroppo regressiva, perché mentre i più ricchi possono diminuire il loro consumo, magari se quando i prezzi salgono, possono diminuire il loro consumo di automobili o vacanze di lusso, beh, i più poveri non possono diminuire, o di certo non possono tanto diminuire il loro consumo di E cibo certo. o di benzina. Ecco, quindi questo appare veramente lampante. La BCE, e quindi chiedere in modo così anche un po' retorico di limitare gli incrementi salariali, insomma, non funziona molto. Quello che va fatto è appunto limitare le aspettative di inflazione. Cioè, se io mi siedo al tavolo col mio datore di lavoro
siccome firmo un contratto che è in euro, quindi nominale, e di solito i contratti si firmano non da un giorno all'altro, magari da un anno all'altro, da qui a 3 anni, e guardo in avanti, mi siedo automaticamente nella mia testa, penso, ok, adesso firmo per uno stipendio di 1000 euro per i prossimi 3 anni, ma nei prossimi 3 anni questi 1000 euro quanto varranno? Ecco, e guardo automaticamente, no? Se non mi preoccupo dell'inflazione, come negli ultimi 15 anni è stato, vabbè, penso 1000 euro, va bene, saranno più o meno, anche se qui c'è dell'illusione monetaria, spesso ci si sbaglia nei conti, ma insomma più o meno saranno ancora 1000 euro, anche se non è proprio vero così. Ma in questo momento diventa ormai lampante a tutti che se io mi siedo e devo firmare un contratto, mi siedo al tavolo col mio datore di lavoro, sono i sindacati, mi siedo a un tavolo col governo a contrattare dei contratti di lavoro su una base di 1000 euro, beh, con i tempi che viviamo, guardando in avanti di 3 anni, diciamo, la variabile inflazione è qualcosa che salta subito in testa, cioè chiedersi, ma io devo chiedere un po' di più, perché devo proteggerli questi soldi dall'aumento del costo della vita, e allora chiederò più di 1000 euro, ma il fatto che io chieda più di 1000 euro aumenta il costo del lavoro e quindi fa aumentare il livello dei prezzi oggi. Per cui più mi aspetto inflazione in futura, più l'inflazione aumenterà oggi. È quell'aspettativa sull'inflazione futura che la BCE deve cercare di tenere sotto controllo, non dire aspettiamo che l'inflazione ritorni al target per poi agire, no? Cioè, non è necessario magari agire oggi, ma è, nel senso, come mossa sui tassi di interesse, strettamente parlando, oggi intendo febbraio di oggi, ma è necessario agire nel senso di dire che nel prossimo anno e mezzo ci aspettiamo un sentiero dei tassi che sia in salita e di quanto, ed essere molto chiari su questo. Cioè, se c'è un momento in cui la chiarezza, la limpidezza nel messaggio è fondamentale, è proprio adesso. Insomma, è facile essere chiari, lampanti nelle proprie dichiarazioni quando la situazione è stabile e non c'è turbolenza. Quando c'è turbolenza e incertezza come adesso, a maggior ragione il mestiere della banca centrale diventa difficile, ma è qui che si misura il, se vogliamo, è qui che veramente si misurerà il whatever it takes della Lagarde, perché ricordiamo, il sentiero per la BCE è stretto dal lato, ovviamente, dell'alto debito pubblico dei paesi dell'Eurozona, di alcuni paesi dell'Eurozona, per cui impegnarsi su un sentiero al rialzo futuro dei tassi di interesse, cosa che è necessaria, ripeto, per governare le aspettative di inflazione e evitare che l'inflazione acceleri troppo oggi, beh, vuol dire dall'altro lato però pagare in termini di chiaramente incremento del costo del servizio del debito, degli spread, e mettere l'euro molto sotto pressione. No, in effetti stiamo vedendo comunque un rialzo dello spread importante proprio in questa giornata, dopo una normalizzazione, se vogliamo chiamarla così, sicuramente al di sotto della soglia di 160 punti base. Ecco, veramente brevemente, perché dobbiamo chiudere, a suo avviso che cosa ci sta indicando il mercato obbligazionario, che sappiamo è molto sensibile a questo tipo di notizie? Sta apprezzando il rialzo dei tassi futuro, nonostante, diciamo, le dichiarazioni non siano così chiare ed esplicite, ma è evidente che un rialzo dei tassi è apprezzato oggi, perché avvenga probabilmente nell'Eurozona diciamo da metà del 2022 in poi, verso la fine del 2022, non come si era lasciato intendere prima, cioè che per tutto il 2022 non ci sarebbero stati rialzi dei tassi. Ottimo, molto chiaro. Grazie mille, Tommaso Monacelli, Università Bocconi. Grazie per essere stato con noi. Le auguro buon lavoro, buon pomeriggio e alla prossima occasione. A voi, grazie mille, arrivederci.